Più di 5 milioni di contagi e oltre 135.000 decessi da Covid-19, il drammatico bilancio registrato in Italia a distanza di 22 mesi dall'inizio della diffusione della pandemia. Numeri che fanno paura e a cui andrebbero aggiunti quelli relativi alle ripercussioni economiche e sociali del virus sulle famiglie italiane. Una fascia della popolazione ha subito uno shock che non è vero che la pandemia ha reso tutti uguali. Chi invece era sulla soglia della povertà ha vissuto davvero un terrore, una paura dovuta non solo all'evento sanitario ma anche a un evento economico. Quando tu sei responsabile di una famiglia e vedi che il tuo stipendio è dimezzato o prevedi che il tuo futuro sia nero, incominci a tremare e a chiedere aiuto. Secondo un rapporto pubblicato dall'Istat lo scorso mese di giugno, la povertà assoluta in Italia è aumentata durante la pandemia dell'1,3% rispetto al 2019. Abbiamo l'esperienza del forte inquilino che non ha potuto pagare l'affitto durante il periodo, l'abbiamo aiutati con un po' di flessibilità, però di persone che non possono pagare le bollette, ce n'erano e ce ne sono. Durante i primi mesi della pandemia, con l'aggravarsi della situazione sanitaria nel paese, sono scesi in campo associazioni del volontariato e organizzazioni del terzo settore per cercare di aiutare le categorie più deboli e a presentarsi agli sportelli del Help Center di Binario 95 a Roma. Non solo stranieri, ma anche cittadini italiani. Abbiamo poi visto che le nuove persone sono aumentate perché tra i nostri beneficiari sono arrivate famiglie e persone che prima non avevamo mai visto. Più del 50% delle persone che noi prima si rivolgevano al nostro centro, quest'anno sono diventate nuove persone. E infatti rileviamo in tutti i servizi un aumento in particolare delle persone italiane. Ne hanno trovato del lavoro, mi hanno rimesso, mi hanno ridato la vita a Binario 95. Sono un po' più avvantaggiato di tante altre persone che forse l'hanno perso, non riescono a trovarlo e mi faccio il segno della croce. Per garantire l'accesso nelle sue strutture di accoglienza e contrastare la diffusione del Covid, sia tra i soggetti più fragili che tra i suoi operatori sociali durante i periodi più critici della pandemia, Binario 95 ha lanciato in collaborazione con l'ospedale IFO San Gallicano il progetto Dottor Binario. Dall'inizio della pandemia, e cioè da marzo 2020, noi abbiamo iniziato a eseguire tamponi molecolari nei soggetti che vivono per strada, nelle persone senza documenti e negli italiani più poveri e più fragili. Abbiamo eseguito più di 10.000 tamponi molecolari e quindi abbiamo intercettato le condizioni di contagio di questa popolazione. Poi, appena siamo riusciti ad avere il vaccino, abbiamo invitato queste persone a vaccinarsi e oggi noi abbiamo vaccinato più di 1.500 persone fragili che hanno accettato con grande gioia di poter eseguire il vaccino proprio perché in questa maniera difendono la loro salute e la salute delle persone più care. La chiusura dei centri di accoglienza e delle mense per i poveri durante i primi mesi della pandemia ha spinto le parrocchie e gli operatori dei centri di assistenza sociale a cercare canali alternativi per assistere chi durante quel periodo aveva bisogno di aiuto. Durante la pandemia davamo il cestino, ma c'era tutto però nel cestino, no? Però l'abbiamo fatto per poco tempo. Poi si è potuto riprendere, abbiamo ripreso con le mascherine, eccetera. Poi è venuto il Green Pass e tutti quelli che vengono qui, tutti hanno il Green Pass. Ma all'inizio è stato difficile, perché all'inizio il Green Pass non volevano farlo, avevano paura, molti che non sono italiani e anche italiani. Situato in pieno centro della capitale, il ristorante di Don Pietro accoglie ogni giorno non solo i senza tetto e gli stranieri, ma anche tanti cittadini italiani. E il clima che regna qui dentro in questi giorni natalizi sembra essere più festoso del solito. I genitori anziani vengono qui e si trovano bene, mangiano e certo risparmiano, no? Risparmiano sul pasto, molti portano a casa pure per la cena, per loro, e quello che risparmiano per il loro pasto lo danno in denaro ai figli, oppure vanno al supermercato e comprano roba ai figli,
perché i figli hanno bambini piccoli, hanno situazioni tanto diverse. E alcuni non si sentono di venire dove ci sono persone che loro pensano che siano poveri, eccetera. Le coppie giovani con figli minori vivono ormai da qualche anno di credito anticipato, poi per il mutuo della casa, per il finanziamento dell'auto, purtroppo anche per il finanziamento del mobilio di casa, degli elettrodomestici, dei telefonini, che sembra una bazzecola ma di fatto poi è diventato determinante. Quindi viene a mancare il lavoro, è un grosso, grosso problema, una tragedia, insomma. E per far fronte a questa tragedia e consentire alle famiglie in difficoltà economica di andare avanti, il governo italiano è intervenuto più volte mettendo in campo misure ad hoc a sostegno dei cittadini. Un sostegno che per alcune categorie di persone non sembra essere stato sufficiente. Le misure poi sappiamo che non sono arrivate subito. La gente comunque è venuta da noi a chiedere da mangiare alla fine in quel momento. Noi diciamo sempre che il mangiare non è il primo problema, ed è vero nelle grandi metropoli soprattutto, ma durante la pandemia c'erano persone che hanno chiesto migliaia di pacchi famiglia perché non arrivavano a fine mese. Io pure prendo un bonus da 480 euro, ma prima però col lavoro piavo 1.200. Penso che ti aiuta a andare avanti, non a sta bene come stai prima. C'è un po' di differenza, no? Parallelamente alla continua diffusione del virus, che ora si affaccia con una nuova variante, l'Istat ci ricorda che sta crescendo anche la povertà assoluta nel nostro paese. E per uscire da questa drammatica situazione bisognerebbe stendere la rete di solidarietà nei confronti dei più deboli. Perché, come ha ricordato più volte Papa Francesco, nessuno si salva da solo, e che ci si può salvare unicamente insieme.